con addirittura Leviathan che non si è visto nel gioco. E invece poi lui ha chiesto: Allora, ma e cos'è finisce che dov'è? da... E l'ha vista che era lì, che praticamente si è unita Non ultima. sto chiedendo. Devi restare con Edda. Ma io credo che siano fusi invece. Sono Ma ultima più Fenice, sono devo fusi. farlo da solo. Se non dovessi tornare, trova Joshua e raggiungete E quello è il l'Enterprise. problema. D'accordo? Sì. Solo, vedi di non morire, però. Il nome di Sid si addice più a un brutto muso come il tuo. Tranquillo. Ho ancora un conto in sospeso. Ora il problema è uno solo. Esatto, perché cercare Ifrit a sto punto? Probabilmente per tendere una trappola a Fenice? Cioè, perché concentrarsi su Ifrit se poi nell'immagine Fenice è praticamente unito a Ultima. Allora, noi dobbiamo andare da questo lato. Se è vero che Barnabas controlla gli Akashic, allora lo seguiranno ovunque vada. E io con loro. Tanto c'è anche Leviathan. Allora, da qua penso di poter passare, giusto? Sì. Chissà se si vedrà Leviathan magari con un DLC o qualcosa. Perché là dice Leviathan il perduto. Leviathan il perduto, però bisognerebbe capire come è stato perduto. Cioè come si è perduto più che altro. Ma sarà, potrebbe anche essere una storia totalmente, cioè totalmente anche random quasi. Beh, la curiosità c'è ovviamente, perché la curiosità c'è. Anche perché Leviathan, magari visto in questo tipo di Final Fantasy così, sarebbe stato spettacolare. Io in realtà quasi quasi ci avevo sperato nella scena del mare, tipo una sorta di Leviathan che spuntava all'improvviso, quasi quasi ci ho sperato per un po'. Poi dopo ho visto che comunque la situazione era quella che era, ho detto vabbè, niente, sti cazzi. Ho detto sicuramente non si vedrà. Qua è bloccato, inaccessibile. Ma qua c'è una stessa porta. C'è qualcosa lì. Lo sento. Ma non è il momento. C'è qualcosa lì, lo sento. Oddio. E che cosa c'è? Aia. Invece purtroppo non si è visto. Oh. No, si è spostato. Suolo! Yeah.
Ammazziamolo subito. Olè. Così. Però non lo so, quasi quasi un'idea per un DLC con la storia di Leviathan potrebbe essere figa, eh? O magari poi Leviathan che te la danno come summon di DLC. Potrebbe essere figo come cosa. Perché comunque viene citato all'interno del gioco, quindi non è esattamente un estraneo. Ah, ma questo ci posso interagire. Ah, ma allora io ne ho trovato un altro di questo e non ci ho interagito. Aumento di 500 PV massimi. Eh sì. Come la barda di adamantite in Final Fantasy XII. Che aumentava i PV. Ma io allora di questi forzieri ne ho trovato un altro. Confini dell'infinito. Ma veramente siamo pronti per affrontare Odino? Io non credo. Ci siamo, bello. Madonna mia, che costruzione. Stanza inquietante. Reverie. Madonna. Sono venuto da te, Barnabas. Ah, guarda, è come la Poditerio. Resta vicino, Torgal. È come l'ingresso della Poditerio di Porta Fenice. Quindi questo in teoria sarebbe la Poditerio di Odino, no? Se volessimo fare una sorta di trasposizione. Che poi queste sono tecnicamente le costruzioni degli antichi. L'ultimo re. Oh oh. La torre è viva. Mi sa che ci siamo veramente. Mi sa che stiamo raggiungendo veramente Odino. E questa volta si fa sul serio. Sì, è esattamente come l'apoditerio che abbiamo visto a Porta Fenice. Dannati decaduti. È come se i loro piani avessero una volontà. I decaduti che mi ricordano tantissimo gli antichi di Final Fantasy VII, tra l'altro. No.
Madonna, quanto mi ha tolto. Sì, infatti gli easter egg sono comunque tantissimi qui nel, in questo capitolo, ce ne sono veramente tanti. Ne abbiamo visti un botto fino a questo momento. Non pare. No, quello sta scoppiando. Mi stava scoppiando in testa. Aia. Ah, mica non avevo caricato il Perry. Ok. Allora, qui possiamo continuare. Tranquillo, Jedi, non ti preoccupare. Oddio, che sono quelle robe? Sono dei ragni. Madonna, la gigafusione è estremamente OP. Aia. Ok. Bahamut alla cosa, come si chiama, di Final Fantasy 13-2. Alla Caius. Favore del ghiaccio? Ah, ok. Tanto per adesso Shiva non la utilizzo. Per cui va bene. Qui mi sa che ci sarà ora un altro boss come quelli che abbiamo affrontato all'apotiterio della Fenice. Se fossi Barnabas,
Ora dove sarei? In cima. Esatto. Per guardare il mondo dall'alto. Scivola l'abbiamo ottenuto in una maniera bellissima. Praticamente Jill finalmente si è confessata a Clive e hanno avuto un momento intimo insieme che ha permesso a Clive di ottenere il potere di Shiva. È stato veramente un bel momento, un bellissimo momento. Beh, gli altri li ha uccisi perché da un lato è stato costretto a farlo. Parecchi, eh? Erano tutti nemici. Jill fortunatamente non è dovuta morire per dare il potere, almeno questo. Certo, potrebbe morire anche in un altro modo, però diciamo che almeno non è colpa mia. Già è qualcosa. Hai perso. No, ma in realtà io, guarda, ero molto spaventato del fatto che per ottenere i poteri di Shiva avremmo dovuto ammazzarla in un modo o nell'altro. Cioè, o si sarebbe sacrificata o l'avremmo uccisa noi, tipo, per un modo o per un altro. Invece, fortunatamente, c'è stata, tipo, la cessione volontaria da parte di Jill. E quindi lei è rimasta in vita. Però io fino a mezz'ora, un'ora fa, quando è stato, io veramente avevo paura che Jill, in un modo o nell'altro, dovesse sacrificarsi per dare il potere di Shiva. Quindi sono abbastanza soddisfatto di questa scelta. Anche perché poi finalmente si sono uniti, quindi in tutti i sensi si sono uniti, per cui sono molto soddisfatto. Tra l'altro Bahamut, il principe, è ancora vivo, quindi chissà che magari lui possa venirci a dare una mano in futuro. Sarebbe figo. Oh cazzo. Oh oh. Incazzato? Questa mi è nuova. Ecco qua. Mi aspetto che cada come tutti gli altri. Ma sì, che cade. Aia. Questa non la parriamo, perché questa si col cazzo che la parriamo. Questo sì. Ok. Oppa, Torero. Vai, così ora lo abbattiamo. No! Esatto. E ora ci divertiamo. Madonna mia, l'ho shottato. L'ho shottato, incredibile. Madonna, Bahamut quanto è forte. Ci sarà un motivo se è la mia summon preferita. Quell'affare cos'era? Non ce ne siano altri. Un altro guardiano dei caduti. Per forza. Ciao Leia, che abbiamo fatto di bello? Madonna, oggi emozioni, un'altalena di emozioni.
C'è la prima parte di live che è veramente un qualcosa di incredibile. Perché finalmente Jill e Clive si sono uniti nella carne e nello spirito. Ed è stata una bella scena, molto, molto particolare. E infatti, volontà del ghiaccio. Qui stiamo prendendo tutti i talismani del ghiaccio. Perché giustamente non li avevamo presi prima. Sotsume no, però si sono visti tutti e due ignudi. Si sono visti sia Clive che Jill ignudi. Non completi, ovviamente, non completamente ignudi. Diciamo un piacere per gli occhi, sia per gli uomini che per le donne, da un lato e dall'altro. Ecco, ora qua però c'è un altro piacere per gli occhi, ovvero Odino. Cos'è una weapon? Non ti prego, dimmi che mi hai messo la weapon. Forza, allora. Questa boss fight. Dai, Omega Weapon, così buttamela. Nodo di controllo. No, non è ciò che pensavo io. Aia. Va bene. Troppo lento. Aia. Fatto togliere. Troppo lento. Così carichiamo in fretta. Uno. Aia. È troppo vicino. Madonna, l'ho disintegrato. Contro nemici magici che sparano così, Mammut è troppo forte, c'è poco da fare.
me Odino piace un casino come l'hanno fatto qua. Mi ricorda Jack Garland, per questo mi piace. Oddio, che Tiamat? Dimmi che Tiamat. Gigante Orum? Madonna mia! Che cazzo di colpo mi ha dato? Porco... Ah, ma questo ha lo stesso moveset di un altro ricercato che ho combattuto. Eh sì, vedi, ha lo stesso moveset. Qui ora scoppiano, ok. Mi dispiace, lontano. Vai, buttiamolo giù. Yes. Level up? No, ancora no. Manca un pelo per il level up. Ferro dei decaduti. Vai, Odino. Manchi soltanto tu adesso. Oddio, il duello sotto la pioggia contro Dino. Madonna, che scontro epico. Non ci sono forzieri qua, vero? No. E qui lo percepisco. Aia. Madonna, sotto la pioggia.
Vedi l'apoditerio di Ultima. Quella è Ultima. Ci sono anche gli Akashic per terra. Perché? Una lama va nutrita costantemente se si vuole che sia affilata. Bastardo. Perché ti dai pena per quelle miserabili creature? Sono nullità. Deboli dal momento della loro nascita. Sempre a bramare un potere che non gli spetta affatto. Finiscono per rivoltarsi l'uno contro l'altro. Pecore, vagabondano come luride grezzi e si calpestano a vicenda per contendersi una manciata d'oro, con l'unico scopo di sentirsi appagati dalla loro patetica esistenza. Pregiudizi e persecuzioni, separazioni e conflitti. Non esiste alcun male terreno che non scaturisca dal cuore abietto degli uomini. Una malignità nata da un cancro chiamato libero arbitrio. Ha iniziato a corromperti nell'esatto istante in cui hai messo piede su questa terra. Ti sbagli. Non è corruzione. È ciò che sono. Ogni mia scelta, giusta o sbagliata, mi dà motivo di andare avanti. Ed è quello che farò. Non da burattino, ma come uomo. E tu cosa sei? Un tempo ritenevo anch'io che fossero le uniche scelte possibili. Cosa? Molto tempo fa, Dio concesse agli uomini il dono della magia. E grazie a questo dono nacquero grandi e fiorenti civiltà. Ma negli anni, gli uomini smarrirono il suo reale significato, dimenticando il nobile piacere della condivisione, per abbracciare l'avidità. Abbandonarono il creatore favorendo la spada e le fiamme, e richiamarono la piaga su questo mondo. Tuttavia, alcuni si rifiutarono e decisero di non voltare le spalle al loro Dio. Lo implorarono affinché egli li conducesse nuovamente sulla retta via. E allora il Signore rispose: soltanto ai degni si apriranno le porte del paradiso. Accolsi dentro di me il flusso d'etere e consegnai la mia anima alle sue placide acque. Gli diedi tutto me stesso. Dimostrato il mio valore, il Signore venne e mi parlò. Se la tua specie agogna la salvezza, dovrà prima rendersi servile. Capisci? Il paradiso non si stende che a un singolo passo da noi. Se solo lo volessimo. Se solo ci lasciassimo alle spalle tutti i nostri peccati. Poiché nessuno tranne i puri di cuore e di spirito entrerà nel nuovo mondo. Salverò tutti noi. Ma il percorso inizia e poi finisce con te. Tu sei la chiave, Mythos. E con questa umile offerta darò un'ulteriore prova della mia fede. Quindi hai tradito il tuo regno e te stesso per essere servile. Dimmi, ti sembra vivere questo?
quello che vuoi darci non è la salvezza. È l'esatto opposto. Vivere significa poter scegliere. In caso contrario, tanto vale essere morti. Molto bene. Vieni. Mostraci la forza della tua volontà. Minchia. Non temere la forza della mia volontà, ma la debolezza della tua. Pensi che la tua volontà sia più forte? Provalo. Presto scoprirai qual è la crudele verità. Madonna mia. Di un dio, eppure combatti a Gangnir, anche lui. Ti sconfiggerò con la potenza di Bahamut. No. E dai, che palle però. Mi levo sempre poco, eh? Anzi, ora glieli sto togliendo gli HP. Minchia, ora si incazza. Io ti ho scelto come suo ricettacolo. E tu resti aggrappato a una stupida speranza, quando non ce n'è alcuna. Oh oh. Siamo disperati, eh? Vabbè, la versione full armor di Odino è divina. Finalmente possiamo iniziare. Proprio Jack Garland 2.0. Questa host è fantastica.
Lui si è rimpicciolito. Ah, ora ritorneranno normali tutti e due. Ti è stata mostrata la via. Adesso devi solo seguirla. Forza, liberati, Mythos! Altrimenti non riuscirai mai a sconfiggermi. Liberati, Mythos? Quindi vedi, lui lo sta provocando, lo sta facendo. Forse hai ancora bisogno di persuasione. Troppo lento. Ah, cazzo, doppio attacco. Minchia, mi fotte sempre questo doppio attacco. Porco Giuda. Zero un cazzo. Stai sfidando? Dai. Non vedo un cazzo. Ma io non posso essere sconfitto. Hai ammesso la sconfitta nel momento stesso in cui ci hai traditi. Quando hai voltato le spalle alla verità, Barnabas. Noi non siamo deboli come invece crede il tuo Dio. Oddio. Ma quanto cazzo è alto? No. Minchia. Cazzo. Madonna, taglia come se fosse burro. Che stai aspettando? Gli uomini non conoscono la vera forza. Ora tu la conoscerai. Cosa ho preso adesso? Zantenzuken? What? Hai forse trasformato la tua debolezza in un'arma? Allora mi scuso. Ho preso Zantenzuken? Ifrit è in grado di fare Zantenzuken? Alla fine non sei così stupido come pensavo. Così finisce.
Non vorrai dirmi che sei già stanco, Mythos. La tua ostinata ribellione è riuscita a infiammare il mio animo placido e l'ha riempito di una gioia che non provavo ormai da generazioni. Pensavo che il tanto allettante bacio dell'autoindulgenza fosse un sogno che non avrei mai potuto raggiungere. E adesso che finalmente la sua dolce rovina mi scorre attraverso le vene, non c'è alcuna possibilità che io rinunci così facilmente. Mostrami quanto vali, Mythos, affinché io possa dilettarmi. Sta. Oh, mia costante congregazione, la salvezza è giunta. Minchia. Perché le nostre anime troveranno la pace eterna. Come fai a sapere che succederà da noi? Prove a dimmelo. Ah, la volevo fare al primo, alla prima botta. La tua mera esistenza è la prova del maestoso disegno del nostro Signore. Non servirò mai il tuo dio. Niente, devo schivarla subito. Madonna. Devo schivarla immediatamente, Gungnir. Non l'avevo notato a fondo. Ma vaffanculo la colonna. Culo. Allora non conoscerai mai questo potere. Il mio cuore si eleva come il giorno in cui ho conquistato Cineria. Attentato alla mia corona, Mythos. Ma nessuno è mai riuscito a strapparmela. Troppo lento. Ma non lo posso colpire. Avanti. Ne avrai la forza. Ne avrai la volontà. Io. Questa estasi! Sono tuo, Mythos! Reclamami come tuo premio! Ma che cazzo? Ah!
Ma che cosa sto guardando? Aia. Oh oh. Oh 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 oh. Dovevo parriarti per forza. E ora per concludere. Oh, ma non è morto. No. E vabbè, ci vuole, mi sa, la sequenza animata. Volevo fare il colpo finale, tutto spettacolo. Beh, il giorno volge al termine. Ed entrambi sappiamo la verità. Sono io ad uscirne vittorioso. La mia volontà ha prevalso. E invece, secondo me, è tutto un piano di Ultima. La tua volontà? No. È stata la sua. Clive Rosfield. Barnabas sconfitto. Il problema però è Odino, non l'abbiamo preso ancora, perché abbiamo sconfitto Barnabas, ma Odino non l'abbiamo preso. Frammento dell'oscurità. Qua sicuramente mi creerà l'arma di Odino poi. Mamma che figata. Eccolo. Alla mia. Non hai rinunciato a nulla. La volontà ti ha fatto desiderare un nuovo mondo e l'approvazione del tuo padrone. Io... Ti hanno tentato con un sogno in cui hai scelto di credere. Ma sbagliavi. C'è un solo mondo. Quello in cui viviamo. Un mondo che merita di essere salvato. Anche a costo di uccidere un dio. E prenditi il potere di Odino. Ah. Parole audaci. Per uno che ha servito il Signore così bene. È tutto inutile. Vedi? Ah, quasi dimenticavo. Ti avevo promesso che sarei riuscito a renderti
Vedi? Perché gli deve dare il potere di Odino. È tutto un piano. Vedi, Ultima vuole lui perché è in grado di contenere tutti gli Eikon. Adempiremo ai nostri destini. Come i cristalli madre del Signore hanno adempiuto a loro. Vieni, Clive Rosfield. Prendi ciò che ti spetta di diritto. Unisciti a Dio. No. Quindi lui paradossalmente ha fatto il gioco di Ultima prendendo tutti gli Eikon in sé. Perché è esattamente ciò che vuole Ultima. Finalmente la salvezza. Torno a casa. Madre. Che fine però, mamma mia. Visto anche lui si è trasformato in Akashic, però poi si è dissolto. Dimmi, cosa si prova? Mostrati! Avanti! Cosa si prova a divorare la forza dei propri rivali? A nutrirsi della loro essenza? A entrare con ogni passo sempre più nella luce divina? Con o senza volontà, sei solo un ricettacolo. Sei nostro. Osserva come il tuo corpo sussulta in attesa del suo destino. Oh, ma non è ancora tuo. No. Vieni dunque, figlio ribelle. Ti attenderemo sul dorso del primo worm. Lì tutto finirà e ricomincerà. Sul dorso del primo worm, quindi del drago, come i cristalli madre. Quindi al cristallo madre ci dobbiamo vedere. Finirà tutto lì. Ora dobbiamo vedere Joshua, le informazioni che ci porta Joshua. Vedi? E ora si è tolto il sigillo di Odino. Sì, è un plurale maiestatis, sì. Ultima si riferisce a se stesso come un'entità al plurale perché è come se rappresentasse tutti gli Eikon insieme, è come se fosse l'unità. Che poi si è divisa dando vita agli Eikon. Un ricettacolo completo, vedi? Ora siamo con tutte le summon, abbiamo tutti gli Eikon. Mio zio terrà a bada agli ospiti indesiderati. Almeno, se non ci sono altre sorprese, dovrebbe essere così. Perché la mia città è ingannata dagli Akashi? Non chiedere a me, chiedi a loro! Minchia. Da quando Eikenhaver si nasconde davanti a uno scontro? Da quando mi hanno strappato i gradi e bandito dai campi di battaglia. Ora pulisco il culo a questi vermi, mentre la città brucia e mia moglie è scappata per mare con un ragazzino. E poi arrivi tu!
Che diavolo ci fai qui? Lui era il capo della Repubblica, se vi ricordate bene. Guardate che fine ha fatto. Bella domanda. Il nemico conta più di 200.000 unità, compresi gli occhi. Non ci sono abbastanza soldati nella criminale capaci di respingere una simile armata. La fortezza centrale? Presidiata da soldati e portatori dei distretti circostanti. E solo grazie a loro sei ancora in piedi. Per unirli è bastato che un esercito bussasse alla loro porta. L'idea della morte mette le cose in prospettiva. Prospettiva? Forse è proprio questo che ci manca. Alcuni dei tuoi uomini, tutti i migliori. I miei uomini? Ti sembra forse che avete davanti qualcuno? Ammetto che non è il momento giusto, ma mio nipote è nei guai. E io potrei avergli già promesso il tuo aiuto. Tuo nipote è fuori legge? Vai! I miei soldati hanno di meglio da fare che morire in vano. Allora la pensate allo stesso modo? Lui combatte per l'esatto contrario. Per un mondo in cui nessuno sia costretto a morire in vano. E combatte oggi per dare a tutti noi un domani migliore. Comunque sia, un pugno di uomini non può opporsi a un regno. Allora non sono gli uomini giusti. Eccolo! Che io sia dannato. Non siamo in molti, ma radunerò quanti più dragoni mi sarà possibile. Tu informa il Lord Stratega dello stato delle difese. Sì, mio signore. E tu combatterai al nostro fianco. Devo molto alla Fenice. Ciò garantisce per i miei nipoti? Sì, ma ho ancora i miei dubbi su di te. Di questo parleremo dopo. Certamente. Ne ho ancora i miei dubbi. Di avere degli uomini nel forte. Capitano, sai forse quanti ne rimangono? Posso verificare, signore? In ogni caso, Randella avrà bisogno dei corpi di loro. E allestite una pira. Ah, il suo fidanzato è ancora vivo. Terence. Mio signore. Troverai una ragazza. Che cosa? Siamo nel mezzo di una guerra. Le devo la mia vita. Ripago sempre un debito. Ah, è quella che gli ha dato gli unguenti. Assicurati che non le manchi mai nulla. Dionna, non posso lasciarvi. Ma dovrai. Se davvero voglio essere degno del perdono della nostra gente, dovrò guadagnarmelo. E guadagnarlo per mano mia. E mia soltanto. Sappi che non te lo chiedo a cuor leggero. E voi sappiate che lo farò. Addio, Terence. Addio, mio principe.
Ci stiamo preparando per il finale. Si vede che ci stiamo preparando. Là c'è Joshua. Ora ci spiegherà sicuramente che cosa ha visto. E ci cadranno le palle così. Pah. Clive. Oh, grazie al cielo. Stai bene? Beh, sì. Ma vedendoti sto molto meglio, Joshua. E Barnabas? Il re è morto. Ma quindi sono tutti. Sì, ma anche l'assassino. Adesso non potrà più far male a nessuno. Sei al sicuro? Vediamo se Gav finisce con questa qua. Ti devo parlare. Mi spiace, Clive. Lo sai bene che vorrei tanto venire con te. Lo so. Ma sono contento che torni all'Enterprise. Non solo per il bene di Ed. La nostra gente deve sapere. Puoi contare su di me. Spero possa farlo anche lei. Grazie, miei signori. Vedi, ho detto che Gav. Però stanno bene insieme. Credi che sia stato saggio? Molto più che lasciare sola una donna incinta nelle terre morte. Al rifugio saranno al sicuro. Per ora, almeno. Joshua, dici tutto. Queste terre sono invase dagli Akashic. Persino il re era uno di loro, anche se per scelta. Tutto per servire Ultima nella sua maledetta ricerca del ricettacolo perfetto. Il caos di Barnabas, nazione dopo nazione. Quanti sono morti per questo? Ah, non lo considerava uccidere. Era una sorta di pietà, un porre fine alle loro sofferenze. Desiderava veramente salvare l'umanità e Ultima si è servito di lui. Ah, così come si serve di noi. Ma perché noi? Cosa siamo? Cosa siamo? Siamo dominanti. È il nostro destino. Però non significa che dobbiamo accettarlo. Per questo lottiamo. Per il diritto di rifiutarlo. Non è così. Esatto. Per i nostri peccati. Barnabas ha detto dell'altro. Che i cristalli madre appartengono a Ultima. A Ultima, ne sei sicuro? Sappiamo che i cristalli madre assorbono grandi quantità di etere. Ed è per questo motivo che la piaga
si sta diffondendo velocemente. Ma quello che non riesco a capire è... Ultima, che cosa pensa di poterci guadagnare? Cosa hai scoperto alla fortezza? La verità sul trofeo di Ultima. È da sempre che penso che sia tu e nessun altro. E invece è lui, è la Fenicia. Non è soltanto Ifrit quello che cerca, ma Ifrit e la Fenicia insieme. Quello che siamo diventati nei cieli di sponde gemelle. Solo quando le due fiamme saranno unite, il ricettacolo sarà completo. Il perché gli occorra un ricettacolo è un'altra storia. È come se ci fosse qualcosa che non riesce a ottenere. Qualcosa che la sua forma immateriale gli preclude. Qualcosa che richiede incredibili quantità di etere e un corpo in grado di canalizzarlo. Potrebbe sembrare folle, Clive, ma io penso che voglia lanciare un incantesimo. Un incantesimo che prepara da secoli, capace di porre fine a tutti gli altri. E non può riuscirci senza di noi, o senza i cristalli madre. Però se li distruggiamo, non solo ci libereremo della piaga, ma fermeremo Ultima. Ci atterremo al nostro piano, però stavolta lo affronteremo insieme. Beh, Stonir è ancora lontana. Non facciamo aspettare Ultima. E ci siamo. Solo che non credo che la farò adesso alla fine, perché sarebbe troppo. Domani dobbiamo concludere. Il potere dell'oscurità. Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Eikon Odino. Sintonizzarsi con Odino non solo cambia l'aspetto elementare degli incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Eikon, come Gungnir, o Gungnir come la chiamano qua. Una raffica frenetica di attacchi che infliggono danni a tutti i nemici nel raggio d'azione. I dettagli sull'abilità si trovano nella sezione abilità del menu principale. Talento di Odino. Il talento degli Eikon di Odino, Braccio dell'Oscurità, può essere usato per trasformare temporaneamente l'arma di Clive nella leggendaria lama di Odino. Gli attacchi messi a segno caricano lentamente la lama preparando la Zantenzuken, che viene eseguito tenendo premuto L2. La potenza di Zantenzuken è determinata dalla carica della lama al momento dell'esecuzione. Vabbè, quindi tecnicamente Zantenzuken è il talento che si contrappone a Bahamut. Perché vedi, Bahamut fa la magia, mentre invece Odino fa il fa l'attacco. La sua magia è sparita. La strada per Stonir ora non è più bloccata.